Siamo arrivati a Nara, ragazzi. Guardate che c'è il cervo qua. Che carino. Se usate la Kintetsu arrivate direttamente in centro, invece con la JR dovete camminare per un po'. Ecco qua, uscite dai gate. Ecco qui, vedete, ci sono i gate. Salite e c'è subito la città. Quindi qui proprio siamo nel centro di Nara. E se venivamo invece con la JR dovevamo fare tutta la camminata per 20 minuti fino qua. Quindi un po' più scomoda, la Kintetsu è perfetta. Essendo festa nazionale probabilmente ci sono tutti questi, le bancarelle dove vendono il cibo. Qui in teoria ci dovrebbe essere, dove sono finita? Ah, vedi che sono la Edina. No, perché qui di solito ne sono più, probabilmente nel senso, essendo inverno. Guarda, come si leccano? Sono tantissimi, no? Quello là fa, guarda, quello là. Ci sono le bancarelle, ragazzi. Qua. Ah, forse no. Prendi a vedere. Ragazzi, sono le corna del cervo. Portano fortuna. Ah, guarda, guarda. Stanno giocando. Se li vedi quando litigano. È diverso, no? Sì. Ma ogni tanto guarda che si vedono, eh? Ecco dove erano tutti i cervi. Sono tutti qua. Questa è la grande porta. Ecco, qui ci sono i due demoni. E questo è il tempio principale. Il Todaiji. Certo che ci può. Di là. Devi fare il giro di là. Sì, è là. Entrate di là. Vedi che tutto fatto di legno, è la struttura più grande al mondo di legno. Al mondo proprio. Le paine. Eh? È immenso. Questa è enorme. Guardate qua. Qui è. Vai, te la faccio io. Aspetta. Così almeno. Sei il mio maestro, una pianta qui, non so quanto poteva valere, qui in Giappone, gliel'hanno rubata. Ma dai! Stanno rubando. Bene.
facciamo la purificazione. Sì, qui si prende l'acqua, ok, così, poi si bagna la mano sinistra prima, ok. No, no, prendere una cesta, una testa. Vieni qua in mezzo, fai mano sinistra per inizialmente, così, poi mano destra, ok? Poi si dà una sciacquata alla bocca senza berla, ok? E poi dopo si butta giù così in modo che dove hai tu le mani si pulisce e si rimette. E la purificazione è fatta perfettamente. Adesso ho le mani gelate. Bene, siamo arrivati dentro. Poi, sì, diventa sempre più grande, no, ma è enorme questo. Il giardino poi è tenuto benissimo. Benissimo. Se, a giugno se è tutto verde. C'è già una foglia. A giugno il prato è verde. Qui c'è l'incenso e qui c'è il Buddha, ragazzi. E qui c'è i 15 metri di Buddha. Wow. Eh beh sì, eh. Questo è un po' di legno, figurati quanto ci vuole. Guarda dietro. C'è il campanone. Io da questa zona la preferisco perché qui da questo momento in poi i gruppi grandi non arrivano più, quindi si fermano tutti al Todaiji e qui è più tranquillo, puoi fare una bella camminata in mezzo ai templi. Sembra un soldato tedesco, sì, vero, della Seconda Guerra Mondiale. Questa è Nara. Siamo arrivati al punto più alto. Questo è si chiama il tempio Nigetsudo. Ciao.